Posta in arrivo, un pacchetto che ha tutta l'aria di essere un libro. Ma chi spedisce? Neville Flicking? Neville è uno dei più grandi pike angler al mondo. Mammoth Pike! Fantastico! Per te, Sergio, con amicizia e stima, Neville. Temo già di averne compreso il contenuto. Anzi, meglio dire i contenuti. Sfogliando il libro di Neville, i miei occhi non vanno in link con il mio cervello che non fa in tempo a metabolizzare le foto. Guarda che pesci! Leggendo attentamente scopro che in questo libro ci sono solo catture di luci over 36 pound, ovvero dai 16 kg in su, fino a questo mostro catturato 3 anni fa da questo fortunato angler e che sembra pesare 46 pound. Non ho parole. Nel libro c'è il record dei record, 90 pound, 45 kg circa, di cui però non vi sono tracce e prove visive. Una traccia, invece, io ce l'ho. E se non ricordo male, alla fine dell'avventura scozzese, salutandoci, Alstar mi parlava di una trout water inglese dove avremmo pescato in inverno. Ed è proprio lì che voglio andare a pescare, al Chuvalley Lake, al confine fra Inghilterra e Galles. Solo l'idea di andare a pescare i luci più grandi del mondo, o quantomeno di provarci, non mi farà dormire per un po'. Ma perché sono così grassi? Lo scoprirò presto, condividerò questa avventura con Alstar, un fuoriclasse anche lui. Lo posso dire, con lui mi sento più tranquillo. Briefing accurato, su quali attrezzature portare, e via, si parte fra una settimana. L'appuntamento è a Bristol, nel Regno Unito. Qua, PyCon, nuova avventura, finalmente siamo arrivati. Alastair, hi. Hi. Ciao. Alastair Rawlings mi ha chiamato, viene di corsa, mi ha telefonato, prendi un aereo perché sta per succedere qualcosa di importante. Siamo nella peak season di dove? Di questo posto incredibile che è il Chuvalley Lake, un posto che io non conosco o che comunque insomma è nei sogni di tutti i pescatori di luci. In qualche modo dobbiamo raccontare forse una delle più belle pescate, mi auguro, della mia vita e anche quella di Alastair, perché per chi non conosce, Alastair Rawlings è probabilmente il più bravo che io abbia mai conosciuto pescatore nella tecnica al dead baiting. Siamo amici, compagni di pesca da 15 anni a questa parte. Perché Alastair mi hai fatto correre e venire qui al Chuvalley? Siamo al confine col Galles. Che succede in questo lago? Io ho scritto di venire al più presto perché questo è il lago speciale che ti dicevo. In Scozia ci sono i migliori pike angler del mondo e si raccolgono in questo lago. E tutti con un solo obiettivo, prendere grossi enormi luci. Per questo ti ho detto di sbrigarti.
Ecco perché ti ho detto, dai, sbrigati, forza, vieni. Vabbè, allora, cerchiamo di stare calmi. Allora, cerchiamo di dividere diciamo, in due puntate. L'idea è quella di dividere in due puntate, cercando di iniziare, ancora non lo so, adesso lo chiederò ad Alastar. L'idea è quella di pescare da riva, da dove ci troviamo adesso, stiamo scegliendo ancora la location, la prima location, e l'altra è una sessione completamente alla barca. Alastar, da dove iniziamo? Bank fishing, boat? Cominciamo dalla sessione da riva. Ok. Che dire, le aspettative sono altissime. Non so ancora che cosa succederà. Vedo altri pescatori, vedo diversi pescatori in barca. È un lago veramente speciale. Il libro ci ha portato qui. Mammut Pike Book ci ha portato qui. Abbiamo visto delle catture incredibili. Probabilmente è il lago più importante del mondo, credo di sì. Posso dire onestamente di aver pescato un po' dappertutto, ma pesci così grossi io non li ho mai visti, va bene, non tanto per la lunghezza, ma soprattutto perché sono grandi, sono veramente grossi i pesci. E poi dovremo anche capire perché succede questo. Ho una marea di domande da fare ad Alastar, cosa che faremo con molta calma, perché appunto inizieremo questa prima sessione da riva. Pesce stupendo, pazzesco, è saltato fuori adesso una specie di mostro. Quello che cercavamo è il primo, ancora deve arrivare sulle nostre canne. In attesa però i nostri occhi possono vedere il primo pesce del Chu Lake. Looks a fairly good fish. Il pesce nel guadino è enorme, già è grosso, credo over 10 kg. Andiamolo a vedere. Sonny, let it go. Hang on, we got the unhooking mat ready. That's what I'm telling you. È un pesce pazzesco, guardate che pesce incredibile. Cioè è enorme, c'ha una schiena così. Adesso lo slamiamo, vediamo che succede, perché è una cosa incredibile. Guarda. There's a lump in here. Good fish. Prendiamo la pesca, vediamo. Alastar. Ovvero 17 kg, forse 18. Un mal di testa. Thank you.
proprio in questo lago, perché ci sono così tanti pesci, soprattutto grandi. Questo è un lago veramente particolare. Ogni giorno vengono immesse tantissime trote, anche di grandi dimensioni. E i lucci qui è come se mangiassero ogni giorno al ristorante. I locali lo chiamano McDonald Lake. Crescono rapidamente, arrivando in 8-10 anni a 20 kg con caratteristiche particolari. Testa e coda piccola e corpo centrale grasso e possente. Incredibile. Attenzione, perché i nostri pesci in Italia, per arrivare a misure più o meno sui 14-15 kg, che sono le misure di cui sta parlando Alastair, impiegano 30 anni, che è praticamente la vita intera di un luccio. McDonald's Lake. It is, it's McDonald's Lake. Incredible. In qualche modo questa cosa mi fa pensare al fatto che in Gran Bretagna, insomma, anche nel, chiaramente negli Stati Uniti, c'è la più alta percentuale di obesità al mondo. Parliamo degli umani, eh? Forse sarà questo il motivo per il quale, avendo inventato voi il fast food, in questo lago i pesci hanno questo livello di accrescimento. Ma la domanda è un'altra. Perché ci sono tantissimi pescatori che vengono qua, soprattutto i più grandi pescatori al mondo vengono a pescare qui? Sì, in realtà questa location è una fortissima calamita per i pike angler più famosi al mondo, sempre alla ricerca di personal record. Pertanto credo sia il lago più famoso al mondo. Ok, sì, probabilmente lo è. Adesso siamo in attesa però di prendere il nostro primo pesce. Abbiamo visto il pesce che abbiamo visto dagli amici di Alastair, che sono dalla 100 metri più avanti, una cosa pazzesca, 18 kg. I'm really shocked, Alastair. Incredibile. In meno di mezz'ora ho visto tirar su pesci anche di 16 kg, incredibile. Sì, qualcosa del genere, va bene. Allora, aspettiamo il nostro primo pesce. Bene, Alastair, per questa prima sessione sono curiosissimo di sapere come stiamo pescando. Era mattino presto quando ti ho visto che trafficavi intorno alla riva, mandavi i tuoi pesci in acqua, però sostanzialmente in questa prima sessione di dead baiting come pescheremo? Qual è la montatura? Oggi, in questa prima sessione da riva, pescheremo con un rig particolare, composto da un grosso galleggiante di riferimento, un grosso piombo, è un finale pop-up. Popped up off the bottom. Ok, okay. Mi pare di capire che sia più o meno il sistema pop-up del car fishing. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i dettagli di questa montatura, di questo rig. Stiamo parlando di grossi pesci, quindi ci vogliono elementi dell'attrezzatura molto forti e resistenti. Partiamo da questo monofilo da 35 pound, molto resistente. Proseguendo troviamo un fermafilo posto a 3 metri di distanza dall'esca. Poi un grosso e visibile galleggiante. Infine girella e moschettoni generosi che tengano bene alle partenze dei grossi lucci, anche a contatto con il fondale. Proseguendo, in quasi tutti i miei rig utilizzo un cavo in acciaio molto resistente. Come resistente alle onde e correnti deve essere il piombo. Un grosso e pesante piombo che resti ben piantato sul fondo. Molto pesante, come questo che vi sto mostrando. Down out there, it doesn't want to move, so we use heavy leads. Again on the same stiff wire. E infine, questo piccolo piombo, da dove poi si distanzia l'ultimo cavetto 7 strand in acciaio. This just anchors the bait down to the bottom. Anch'esso connesso con le relative ancorette. Queste ancorette che vedete. Okay, so you have your pop-up weight, anchors the fish down. There's the hooks. Little tags there just to keep the hooks on the bait.
never mentions the word addiction. In certain company, yes, she'll tell you she's an orphan. After you meet her family, finalmente un pesce, vento mostruoso, al limite delle possibilità di pesca. Abbiamo abbassato completamente le canne in modo tale che i fili vadano in acqua, perché il vento spostava completamente i segnalatori, cadevano in continuazione. Comunque, primo pesce, adesso lo vediamo. A vista non sembrerebbe enorme, però è un bel pesce sicuramente, vediamo. Just get the camera as well. See what he weighs. Eccolo. Oh, he's heavy. Yeah, he's very fat. Oh, fat. True fish are so fat, aren't they? Alla pesa. It's got 25, isn't it? Yeah, I'll 25. 20, leave it away from the body. 25 something, 24. No, it's over 25. Yeah. That'll do, it's over 25. Okay. Happy with that. Un bel 12 kg. That's grand. Però andiamo a vedere com'è questo pesce. Ok. Oh. Wow. Yes. So, Alastar. Sì, finalmente il primo nostro over 10 kg del Chew Lake. Non è stato facile con questo vento che si è alzato all'improvviso. Con l'acqua che è diventata torbida, soprattutto sulla nostra sponda. Ma questo è un pesce bellissimo. And then out the blue this one. Wow! Incredible! And the beautiful fish. Fantastic! Absolute fantastic fish. Okay. Before she flips. Oh, you've zoomed it out, mate. You've got to zoom it back.
mentions the word addiction. In certain company, yes, she'll tell you she's an orphan after you meet her family. Qui a Chulake c'è la possibilità di cambiare sempre postazione, e cambiando postazione dalla parte a nord-ovest del lago chi incontriamo? Una faccia conosciuta, è il papà di questo libro. Ciao Neville, Neville Flicking. Hi. Grande Neville, allora la prima domanda che mi viene da fare a lui, perché è un grande campione, is the Pikeman, ok? Come nasce l'idea di scrivere Mammoth Pike, il libro? È iniziato tutto molto tempo fa, grazie al lavoro di Fred Buller, che è il più grande esperto di luci in Inghilterra, Scozia e Irlanda. Fred è l'autore del famosissimo libro The Doomsday Book of Mammoth Pike, che classifica tutti gli esemplari di luci di oltre 15 kg esistenti in Gran Bretagna e Irlanda. Un giorno Fred mi ha chiesto di continuare questo progetto. All'inizio speravo in una collaborazione, ma lui non ha voluto, quindi è passato tutto nelle mie mani. Ho iniziato a registrare i lucci di oltre 15 kg, ma ci sono volute molte ricerche e ho visitato diversi luoghi in cui poter trovare ulteriori informazioni sulla specie. Così è nato il primo libro che ho pubblicato, ma alcuni anni dopo ho iniziato un nuovo progetto di classificazione dei lucci ed è stato necessario scrivere un secondo libro. Adesso la domanda è spontanea, no? Perché proprio qui a Chulake? Quanto è importante questo lago, Chulake? Il Chulake è davvero particolare. Mi sorprende ogni volta. È diverso da qualsiasi altra riserva di pesce della Gran Bretagna. A mio parere è la migliore riserva in tutto il mondo. Ma questo dipende anche dai gusti personali e da quale tipo di pesca si predilige. Ma devo ammettere che qui si riescono a pescare degli esemplari davvero enormi. Non ho pescato in tutto il mondo, quindi non posso affermarlo con totale certezza, ma di sicuro questa è una riserva di pesca davvero speciale e finora nessuno mi ha mai contraddetto. Le acque di questo lago sono poco profonde, perfette per la pesca a luccio, e il numero di esemplari è davvero altissimo. Bene, state con noi perché seguiamo anche Neville, perché pescheremo insieme. Lui sarà sulla barca, noi saremo qui sulla diciamo questa sessione da riva, e poi probabilmente lo incontreremo in barca, probabilmente speriamo con un grosso pesce. Stiamo insieme. Qui al Chew Valley Lake sono ammesse solo esche di mare e non di acque dolci. Questa in particolare è una sea bass. E nel mio box porta esche ne ho diverse che vedremo nel dettaglio a breve. La ragione per cui è vietato pescare con esche di acqua dolce è perché si rischierebbe di introdurre specie alloctone non ammesse in queste acque. Pescando invece con esche di mare, siamo sicuri che tutto ciò non accade. Stiamo presentando questo sea bass che sprigiona in acqua un odore molto particolare. È diverso dagli altri pesci. Questo in particolare ha una precisa presentazione in acqua, perché a volte i lucci preferiscono alcune esche, mentre disdegnano tutte le altre. Quindi bisogna essere bravi nella lettura delle acque, anche attraverso l'esca specifica che poi ci permetterà di pescare tanti pesci anche nello stesso spot.
Quindi è fondamentale fare la giusta selezione per ogni singola acqua dove pescare, proprio in funzione dei differenti odori emanati dai singoli pesci esca. Sempre nell'ottica di avere ottime chance di riuscita, ora vi farò vedere un'altra esca. Ok, this is a what we call a kipper. Questa invece è una ringa affumicata molto profumata. Non potete immaginare quanto sia profumata. La potrei mangiare subito ed è già pronta così. È per me un'esca incredibile, dove i lucci non possono proprio resistere. Wow, this is unbelievably smelly bait. Sometimes pike, they just love this. Siamo arrivati a questo punto con una serie di informazioni assolutamente indispensabili per comprendere meglio questa tecnica del dead baiting, soprattutto ai grossi lucci. Alastair ci ha fatto vedere in qualche modo dei rig importanti, soprattutto i pesci che vengono utilizzati per questa sessione da riva bank fishing. Adesso però io ho una domanda, ma credo sia la domanda di molti, è quella di sapere come si innesca, o quantomeno qual è l'innesco migliore di un dead bait. Meglio così, Alastair, o così? E quali sono le differenze? Come si innesca soprattutto? Sure. Vediamo. Okay. Bene. Prima di tutto la coda sempre verso riva, recuperando un po' in fase di caduta sul fango. Quindi la prima ancoretta verso la coda. E la seconda verso la testa, sempre sul lato dell'esca. Ecco, questo è il modo giusto di innesco. Ok. Ok. Why? Ok, why? Because the pike, he comes along. Perché quando arriva il luccio, prende sempre l'esca da un lato, girandola poi in bocca dalla testa. E quando comincia ad assaggiare l'esca, il predatore trova quasi subito un'ancoretta che si infila in un lato della bocca, evitando che la ingoi. E questo è molto importante. Bellissima montatura, con questo sea bass incredibilmente fresco, si sente il profumo e non lo potete sentire, ma è pazzesco. Eccolo qua. Are you? Fine. Nice to meet you. Benissimo, e cosa succede? Questa mattina presto abbiamo cambiato location, sempre qui al Chuvalley Lake, e con una gradita sorpresa stavo guardando il libro e mi sembrava una persona conosciuta, cioè questo signore qui, va bene? Con questo pesciolino qua, esattamente di 40 libbre, circa 18 kg. Ah, so, Mr. Chum. Andy. Com'è questo lago per te, il Chuvalley Lake? Chuvalley per molte persone, me compreso, è un posto molto, molto speciale. 4 anni fa ho pescato il mio primo 40 pound proprio dietro di te, dall'altra sponda. Condivido sempre tutto con un amico speciale, Kelly. E ricordo una giornata memorabile, con 28 lucci pescati.
e questo esemplare è di 40 pound, pescato con una sardina. Ed è stato incredibile solo vederlo pescare un pesce del genere. Era grosso, un luccio incredibile. Davvero incredibile. E anche oggi ne sono usciti diversi, e tutti over 10, over metro. E sono certo che un giorno il Chew Lake ci regalerà il record dei record. Speriamo presto. E spero tanto di prenderlo io. Praticamente stiamo pescando con un altro campione. Non a caso si trova qui al Chew Lake. E questo pesce, lo facciamo vedere ancora una volta, ne è la dimostrazione assoluta. Nella speranza di vedere ancora pesci come questi, noi non possiamo fare altro che aspettare e ringraziare Andy. Thank you very much, Andy. Thank you very much. Nice to meet you again. Pleased to meet you. And good luck for today. Thank you very much. See you later. Cheers. La prima sessione da riva qui al Chew Lake, pesci importanti, direi di ni, sì, no. Nel senso che ci aspettavamo pesci molto più grandi di quelli che abbiamo preso, anche se un 36 libbre, cioè circa 17-18 kg dei nostri vicini, e il nostro, che poi finalmente si è avvicinato sulle nostre lenze, era un bel 12 kg. Sicuramente pesci particolari, molto particolari, li abbiamo visti, sono veramente larghi, grassi, e attenzione, non sono grassi perché in questo momento sono in frega, assolutamente no, non è un momento di riproduzione, è che proprio, lo abbiamo già detto, mangiano tante di quelle cose buone in questo lago, che il livello